Ciao a tutti, è dalla fine di novembre che non faccio un vlog per Ventitresima Strada Film, ma come al solito le miliardi di cose che succedono non mi permettono di mettermi qua a parlare, anche perché ogni volta dico sì, vabbè, faccio un vlog semplice, tipo metto solamente la telecamera oppure lo faccio con la GoPro, però poi non so resistere all'irrefrenabile voglia di fare le cose nella migliore maniera possibile, quindi poi comincio a collegare il microfono per l'audio, a mettere i faretti. E quindi poi da che deve essere una cosa veloce, essendo che so che non riesco mai a fare una cosa veloce, ma perdo poi sempre un macello di tempo, rimando. Ma comunque eccomi qua di nuovo nel canale di Ventitresima Strada Film a fare un vlog. E come potete vedere, comunque quelli che ci seguono magari più assiduamente, ogni vlog che io ho fatto per Ventitresima Strada Film, essendo che li ho fatti troppo tipo scaglionati nel tempo, tipo troppo in periodi abbastanza ampi l'uno dall'altro, sono sempre in un posto nuovo, perché ovviamente sempre chi ci segue da tanto tempo sa che abbiamo avuto un sacco di problemi da quando abbiamo iniziato per quanto riguarda la nostra struttura, il nostro studio fisso. Ora finalmente, come ho detto nei miei vlog del mio canale e come avete visto anche dai diari di bordo, ci siamo sistemati, abbiamo uno studio concreto con un nome nuovo, perché non vi sto a raccontare le vicende che ci hanno portato a modificare il nome. Comunque sia, Studio 23 fa parte del passato. Ci sono tante cose nuove e tante situazioni nuove che sono nate e che finalmente sono stabili e definitive, fino a quando non avremo ovviamente la possibilità di cambiarle. Però, nel senso, un conto è che in 3 anni abbiamo cambiato 4 studi, un conto è che finalmente siamo a posto e non dobbiamo dare più conto a nessuno per quanto riguarda la situazione studio. Quindi adesso spero che ci vedete più spesso e che saremo più attivi, anche perché io, per dire, oggi che è 25 aprile, mentre la gente si fa le scampagnate, io sono nello studio, mi sono montato 5 diari di bordo, che ero pure indietro con i diari di bordo. Perché? Perché abbiamo finalmente iniziato tanti progetti con Ventitresima Strada Film. Finalmente, da che eravamo soli, tante persone si sono unite a noi e ci stanno aiutando e stanno portando avanti insieme a noi questi progetti, e quindi stiamo facendo tante belle cose, tra cui una delle tante, per dire, la trasmissione Tre Uomini e Una Radio, della quale siamo alla 12ª puntata e stiamo arrivando alla 15ª, quindi stiamo completando una stagione. Appunto, Ventitresima Strada Film ha curato la produzione di questo format. Abbiamo avuto un sacco di ospiti: Antonio Alveario, l'attore della Mafia Uccide Solo d'Estate, di Pif, Gio Bertè. Nella 15ª puntata avremo Ninni Bruschetta, Leo Lippolis, Beppe Sindoni. Insomma, abbiamo avuto tantissimi ospiti spettacolari e devo dire che è stata una bella stagione. Inoltre abbiamo fatto In Mind, abbiamo iniziato questa serie in prima persona che avevo annunciato nel vlog precedente qui su Ventitresima Strada Film. Siamo già alla quinta puntata. La quinta puntata uscirà questa settimana, se non è già uscita, in base a quando caricherò il video questo qui. Quindi, se lo caricherò dopo la puntata, sarà già uscita, se no dovrà uscire. Faccio questo vlog per annunciarvi nuovi progetti. Come al solito, noi iniziamo l'anno con un progetto. Quindi, per dire, l'anno scorso abbiamo iniziato l'anno che volevamo fare Nemo 2, poi non è stato possibile, perché appunto lo studio ci ha mangiato tutto il tempo che avevamo e invece di fare Nemo appunto abbiamo dovuto lavorare allo studio, quindi non abbiamo potuto fare niente. Però siamo partiti con In Mind. Quest'anno abbiamo, quindi 2016, abbiamo detto iniziamo con Nemo 2, e invece no. Quel budget che siamo riusciti a raccogliere con le proiezioni in sala di Nemo 1 lo stiamo investendo per un altro progetto. Questo progetto è un film molto bello, a mio parere, che abbiamo scritto, che abbiamo pensato l'anno scorso, però che ci siamo attivati appunto a scrivere e a sistemare solamente quest'anno. Perché? Perché appunto siamo riusciti a raccogliere questo piccolo budget per realizzarlo, e adesso finalmente possiamo fare un film con un pochettino di soldi, con lo studio e con gente che finalmente ci aiuta, non come Nemo 1 che eravamo in 3 e, come avete visto, era pieno di difettucci, ma dovuti appunto al fatto che che non avevamo ormai più tempo, doveva uscire e tante piccole cose non le abbiamo potute curare. Però tutto sommato, a mio parere, la resa per il budget che avevamo e per la situazione in cui l'abbiamo girato è molto buona, perché se io riesco a fare un film del genere con quelle condizioni, fidatevi, se
foste stati con noi a girarlo avreste capito tutto. Se io riesco a girare un film del genere in queste condizioni, penso di poter fare molto di più. E con questo film che stiamo appena adesso organizzando, penso che possiamo fare veramente una cosa spettacolare. Quindi io sono qui per annunciarvi che siamo in produzione di un nuovo film e che giorno 28 aprile dalle 10 alle 20, quindi dalle 10 del mattino alle 8 di sera, ci saranno i casting per questo nuovo film qui nel nostro studio. Se volete venire, potete venire tranquillamente dalle 10 appunto alle 20, scegliete l'orario che vi viene più comodo. Ovviamente farete la fila, perché giustamente chi arriva prima ovviamente lo provineremo prima, chi arriverà dopo sarà provinato dopo. Finalmente abbiamo il budget per quantomeno pagare i protagonisti, i due protagonisti del film. Tutti gli altri, noi compresi, ci attacchiamo alla lanna, come si suol dire, perché il budget è poco e comunque lo cerchiamo di dividere per le cose che hanno priorità. I protagonisti in questo caso hanno priorità, quindi ci sembra giusto, visto che io e gli altri ragazzi staremo stavolta dietro le telecamere, quindi stavolta ci cureremo solamente la produzione per farvi vedere appunto perché Nemo aveva quei difetti, perché noi in quel caso dovevamo fare tutte e due le cose ed eravamo solo noi. Invece stavolta cercheremo di concentrarci solamente sulla produzione del film e appunto grazie a questo piccolo budget saremo in grado di portare avanti il film, anche grazie agli attori che reciteranno e che noi potremo appunto gestire, curare e quant'altro. Quindi venite al casting, che il progetto è molto importante. Come Nemo andrà al cinema, andrà in televisione su Antenna del Mediterraneo, e vediamo se possiamo mandarlo anche in qualche altro canale televisivo. Andrà sul web, speriamo anche di presentarlo in qualche festival. Sarà un progetto abbastanza bello, non posso anticiparvi niente, mi dispiace. Vi limito a lanciarvi il casting, a dirvi che è un bel progetto e aspettarvi qui nello studio in tantissimi per selezionarvi e per farvi appunto partecipare al film. L'immagine che c'è su Facebook c'è scritto da 18 ai 25, però stiamo selezionando per le parti protagoniste, però stiamo selezionando anche per le altre parti, quindi non datevi un limite. Se volete venire, venite, non vi preoccupate per quello che c'è scritto lì. Vi aspettiamo qui nello studio, trovate tutte le informazioni nelle nostre pagine Facebook 23esima strada film e Maison de l'Arte. Iscrivetevi, seguiteci e vi do appuntamento al prossimo vlog. Ciao! Everything changed the moment I first saw you. You told me your name.